25 marzo 2021, Dante D., scuola primaria Michele Bello, classi terze, in viaggio con Dante, docenti Filippone Giuseppina, Macrì Valeria, Mafrica Carmelita, Massara Rosanna, Musuruca Mariangela. Un immaginario viaggio insieme al sommo poeta per conoscere e amare la vita e proseguire verso la sua bellezza. Classe terza A, Daria, Alessandro, Federica, Cristian, Giuseppe, Gaia, Lucrezia, Marco, Giuseppe, Luigi, Carol, Giulia, Alessio, Mattia, Ginevra, Antonio, Giusimaria, Leonardo, Marco, Alessia, Giuseppe. Classe terza B, Francesco, Antonio, Sofia, Francesco, Sofia, Lorenzo, Kate, Giulia, Andrea, Mario, Giomo, Carlo, Attilio, Abbi, Carina, Danilo, Girolamo, Antonio, Riccardo, Enrico. Il nostro viaggio è iniziato con il gioco Unisci puntini da 1 a 140 e scopri chi è il personaggio famoso. Wow! Ecco chi ci è apparso, Dante Alighieri. Abbiamo continuato con un lavoro in pixel art e decifrando il seguente codice. È apparso ancora Dante. Insomma, ci siamo detti, questo Dante deve essere davvero importante e quindi abbiamo deciso di approfondire la conoscenza. Abbiamo immaginato di chiedergli il nome anche in inglese. What's your name? My name is Dante Alighieri and I was born in Florence. Abbiamo scoperto che era di Firenze. Firenze si trova in Toscana. Noi viviamo a Siderno, in Calabria. In seguito abbiamo ricostruito la sua carta d'identità. Nome Dante, cognome Alighieri. Nato il 1265 a Firenze, via Santa Margherita, stato civile coniugato, professione poeta, letterato politico, studioso di filosofie, morto il 1321 a Ravenna. Opere principali La Divina Commedia, musa ispiratrice Beatrice. Anche a quel tempo la moda era importante, Dante si vestiva così. Essendo vissuto tra il XIII e il XIV secolo, cioè nel Medioevo, come tutti gli uomini, Dante indossava un abito lungo, simile a una tunica che arrivava ai piedi. Sopra quest'abito, una mantella chiamata guarnacca, d'estate era di seta e in inverno di lana. Sulla guarnacca indossava un altro mantello, tipico di Firenze, con un cappuccio a punta, il lucco. L'opera principale di Dante è la Divina Commedia, divisa in tre cantiche, formate da 33 canti ciascuna: Inferno, Purgatorio e Paradiso. Ad un certo punto abbiamo pensato di far correre i conti. Abbiamo provato a fare alcuni problemi su Dante, Divina Matematica, in classe terza. Al tempo di Dante, la vita media di una persona era di 70 anni. Nel suo immaginario viaggio, nell'oltretomba, il sommo poeta usa questa espressione: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura. Quanti anni aveva Dante quando iniziò il suo viaggio? Risolvo, indico l'operazione 70 diviso 2. Opero 70 diviso 2 uguale 35. Rispondo, quando iniziò il suo viaggio, Dante aveva 35 anni. Tra le opere scritte da Dante Alighieri
si ricorda soprattutto la Divina Commedia, che comprende tre cantiche, Inferno, Purgatorio e Paradiso. Se ogni cantica è formata da 33 canti, quanti sono in tutti i canti? Se aggiungi uno di introduzione nell'inferno, che numero ottieni? Risolvo. Indico l'operazione. 33 per 3 è uguale a 99. Più 1, 100. In tutto, i canti sono 99. Se aggiungiamo uno di introduzione, sono 100. Abbiamo creato un percorso per far incontrare Dante e Beatrice, la sua musa ispiratrice. Dante scrive il suo poema sacro per spiegare dove finiranno le anime dopo la morte. A seconda di come si sono comportati durante la vita terrena, potranno andare all'inferno, così diviso. Primo girone, limbo. Secondo girone, lussuriosi. Terzo girone, golosi. Quarto girone, avari e prodighi. Quinto girone, iracondi. Sesto girone, eretici. Settimo girone, violenti. Ottavo girone, fraudolenti. Nono girone, traditori. Creatosi in seguito alla caduta di Lucifero, l'angelo più bello del creato, che però si ribellò a Dio, che lo cacciò dal paradiso. Lucifero finì al centro della terra, nacque così l'inferno, e Lucifero ne diventò il re. La descrizione che Dante fa di Lucifero è spaventosa. Veloce, con tre facce su una sola testa e tre paia di ali di pipistrello. Ogni bocca ha un colore diverso, giallo, rosso e bianco. Lasciate ogni speranza voi che entrate, c'è scritto sulla porta dell'inferno. Chi entra non ha alcuna possibilità di uscire. Nel purgatorio, alla forma di una montagna, qui si trovano le anime di chi si è pentito tardi dei propri peccati e sono ancora in tempo a raggiungere il paradiso. Così diviso, antipurgatorio, primo girone superbi, secondo girone invidiosi, terzo girone iracondi, quarto girone accidiosi, quinto girone avari, sesto girone golosi, settimo girone lussuriosi. Nel paradiso si trovano tutte le anime beate, premiate perché in vita si sono comportate bene. Il paradiso è come un giardino meraviglioso. Dante, nel suo viaggio, è stato accompagnato nell'inferno e nel purgatorio da Virgilio. Nel paradiso è stato accompagnato dalla sua Beatrice. Il punto più alto del paradiso lo ha visitato con San Bernardo e lì, per non essere folgorato da una luce immensa, bianca e dorata, Dante ha dovuto chiudere gli occhi. Questa luce era Dio. Con questo viaggio Dante ci ha fatto capire quanti sentimenti può vivere un uomo: invidia, amicizia, spensieratezza, giustizia, amore e allegria. Abbiamo immaginato di fare un viaggio simile a quello fatto dal sommo poeta. Sì, a me piacerebbe fare un viaggio come quello di Dante, e se dovessi immaginarlo, sarebbe proprio così. Questo mio viaggio lo farei con le mie due migliori amiche, Giulia e Giusy. Mi piacerebbe vedere dal vivo i personaggi descritti da Dante, ed anche se sono sicura mi farebbe paura, vorrei incontrare il nocchiere infernale, guardarlo negli occhi di Braggia e salire sulla sua nave, per poi essere trasportata nelle tenebre. Mi piacerebbe vedere Paolo Malatesta e Francesca di Rimini per farmi raccontare la loro brutale storia e poi portarli con me in purgatorio. Non è giusto che siano nell'inferno. Sono sicura che alcune cose non riuscirei a vederle e mi tapperei gli occhi, oppure stringerei forte le mani delle mie due guide. Avrei sicuramente paura delle furie infernali. E se dovessi incontrare Lucifero?
Arrivati in purgatorio, mi sentirei più tranquilla. Qui le anime hanno la speranza di raggiungere il paradiso. Ecco perché vorrebbero stare qui Paolo e Francesca. Il paradiso lo immagino come un posto pieno di luce, con tanti fiori, farfalle e le anime beate che scherzano e giocano. Tutto è pieno di felicità. Però ripenso alla sofferenza che c'è nell'inferno. Nel paradiso mi piacerebbe incontrare i santi e Dio. Ma più di tutti mi piacerebbe incontrare i miei bisnonni, per poterli finalmente conoscere di presenza. E non solo tramite racconti della mia mamma. Dimenticavo! In questo mio viaggio, nel purgatorio, incontrerei anche Dante. Lo ringrazierei per quello che ha scritto, che mi è piaciuto molto. Ma lo rimprovererei perché è stato un po' cattivo con alcune anime. Il mio viaggio sarebbe bellissimo. Un giorno, infilando la mano in una tasca, in una vecchia borsa, dentro il cruscotto della macchina, ritroveremo una vecchia mascherina stropicciata. La guarderemo e la stringeremo tra le mani. Il ricordo dell'incubo vissuto ci tornerà con intensità alla mente. Un nodo si sbloccherà in gola, ma la forza e la voglia di gettarla via sarà più grande. Ci sentiremo finalmente liberi e, respirando profondamente, urleremo i versi di Dante. E quindi uscimmo a rivedere le stelle.